La Fondazione Malvina Menegaz per le arti e le culture trasforma ogni estate Castelbasso, piccolo centro della provincia teramana, nel borgo della cultura. Quest'anno la manifestazione è in programma a partire da oggi 23 luglio fino a domenica 28 agosto. Presenti mostre di altissimo livello e, come da tradizione, non mancherà la musica di qualità. Questo è il 24esimo anno, quindi ci portiamo alle spalle un bel lavoro che è stato affascinante da una parte, anche perché ha permesso di far conoscere Castelbasso, il territorio abruzzese, non solo in Italia ma anche all'estero, con delle mostre che abbiamo fatto all'estero. E, diciamo, non è facile, abbiamo anche il periodo che abbiamo attraversato in questi due anni, e ripeto, nonostante la pandemia, non abbiamo mai mancato l'appuntamento estivo. Purtroppo ci ha penalizzato in altre cose, però diciamo sempre questa costante che ogni anno eravamo qui pronti, anche ridimensionati, però pronti a offrire sempre qualcosa di positivo, qualcosa di bello a chi veniva a Castelbasso. Si inizia dunque con le mostre, mentre il primo appuntamento musicale in programma per il 29 luglio con Mario Venuti. A Castelbasso abbiamo dato continuità a una tradizione di grande attenzione alla ricerca della pittura in Italia, e abbiamo due importanti mostre personali: la prima di Francesco Lauretta, che è tra i più interessanti e talentuosi artisti che usano la pittura nella sua generazione, l'altra è di Arian Osmey, un artista di origini iraniane, da anni però di base in Italia. Le emozioni sono quelle del viaggio per eccellenza, quello attraverso la vita. La mostra di Lauretta parte dalle acque con un'indagine sull'iconografia delle bagnanti e si dipana attraverso i riti, quindi la religione ma anche i riti laici, e finisce in una metafora dell'autodistruzione del genere umano, le mattanze. Quello di Arian Osmey invece è un viaggio che procede parallelo tra grandi miti della storia molte volte secolare del suo natio Iran e quella della sua famiglia, delle sue emozioni di donna ormai esule in entrambi i paesi in cui abita, metà dell'anno in uno, metà dell'anno nell'altro.